Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata dedicata al rock progressivo. Oggi è una puntata speciale e specifica e dopo vi spiegherò perché è una puntata dedicata ai Pink Floyd, ma prima vorrei fare qualche premessa. Anzitutto alcune errata corrige, diciamo, dimenticanze dello scorso video, insomma, alcune precisazioni. Diciamo che mi sono scordato di definire come proto-prog, lo dice la parola stessa, tutto quanto ciò che viene prima di In the Court of Crimson King nel 1969, e tra questi figurano appunto principalmente anche i Pink Floyd. Inoltre ci tengo ad approfondire un po' il discorso Mike Oldfield e Tubular Bells. In generale, le canzoni di Mike Oldfield non hanno alcun significato che non sia estetico-musicale, compresa la sua opera magna Amarok. E ad esempio Tubular Bells, che è il suo primo disco, ha un lungo finale in cui la voce chiama uno strumento e quello strumento appare. Quindi è semplicemente un richiamo alla bellezza della musica stessa, nella musica stessa, nulla di più. Mike Oldfield era poco dedito, se non in un certo periodo New Age, appunto quando ha inventato la chill out, a tante altre cose che non fossero appunto prettamente musicali o estetiche musicali. Allora, e poi un'altra cosa, esistono due scuole di pensiero: quelli che dicono che il prog sia nato e morto negli anni 70, in Italia si dice che sia nato e morto con la morte appunto di Demetrio Stratos, mentre altri che definiscono il prog anche oggi tuttora molto vivace come scena e come produzione in generale, e che ha proseguito anche negli anni 80 con il neoprogressivo, ad esempio dei Marillion, che non ho citato la scorsa volta e ci tengo a farlo perché appunto, oltre a spaccare un sacco, sono un gruppo che è riuscito negli anni 80 ad avere un determinato successo. Fish, il cantante, si ispirava a Peter Gabriel, quindi diciamo che è un po' come se i Genesis avessero continuato a fare musica negli anni 80, ma hanno avuto un discreto successo nonostante facessero prog, neo-progressive, quindi hanno atmosfere e strumentazioni un po' diverse, un po' più anche elettroniche e moderne, più contingente agli anni 80. Questo i Marillion. Ma è più invece arzigogolato il discorso del prog dagli anni 90 in poi, diciamo da The Spirit of Eden, dei Talk Talk in poi, cioè dalla nascita del post rock nell'89-90, appunto The Spirit of Eden, ad oggi. Tra questi posso citare i famosissimi Radiohead, che sicuramente amerai tantissimo, i Muse, posso citare gli Archive, gli stessi Talk Talk che hanno fatto un disco all'inizio degli anni 90, e i God You Speed Black Emperor, e i gruppi più strettamente più vicini al prog, quindi il prog related si dice, come i Porcupine Tree o i Dream Theater, che fanno una sorta di prog metal. Inoltre non mi ricordo chi, però mi ha chiesto di parlare dei Rush. Lo farò in futuro, quando parlerò del prog related, e come ho già accennato prima, e del AOR, Album Oriented Rock, un genere che approfondirò in futuro, ma che è molto importante. Cioè l'AOR, l'Album Oriented Rock, fondamentalmente è la produzione di dischi in versione classica, pop, ovvero canzoni da 4 minuti, 5 minuti al massimo, che facciano un LP da 40 minuti, ma in realtà l'approccio, diciamo, se contingentato al prog, rimane prog. Sempre nell'AOR, anche se alle origini facevano pezzi più lunghi, ma in realtà il gruppo definitivo è cambiato, ci tengo a specificare, a ricordare un gruppo a cui sono molto affezionato,
che sono i Barclay James Harvest, un gruppo crossover prog che anche qui, un po' come i Marillion con i Genesis, è un po' come se i Beatles avessero continuato a fare musica dopo il 1970. È molto simile ai Beatles, li hanno omaggiati in una canzone con, si chiama Titles, con tutte le canzoni, con un testo fatto dalle canzoni dei Beatles. Sono molto romantici, molto melodici e sono un gruppo e sinfonici. E sono un gruppo che amo tantissimo e ci tenevo a ricordarli, appunto i Barclay James Harvest, ti invito ad ascoltarli. Spaccano e sono molto delicati. Sono adatti a tutti i momenti, davvero. Come non citare i Pavlov's Dog, un altro di quei gruppi sottovalutati con una produzione poco vasta, 3 a 4 album, e grazie a te che nei commenti mi hai chiesto di ricordarli perché spaccano tantissimo. I Pavlov's Dog, non so come si pronunci bene la cosa perché credo sia russo e non conosco il russo, e quindi è un invito ad ascoltare Pavlov's Dog perché spaccano anche loro, sono molto sinfonici, hanno qualche difetto, ma sono simili ai Barclay James Harvest, sono un crossover prog nella stessa famiglia dei Supertramp, per intenderci, tra i gruppi più famosi. Ok, parentesi prog related e tutti quelli che sono correlati al rock progressivo, ma non rientrano, diciamo, nei paletti virtuosi o eclettici, magari. Della sofisticatezza del rock progressivo. Quindi hanno un approccio aperto. E tra questi non posso non citare gli Scorpions. Molto dibattuti i primi due dischi degli Scorpions. Per me sono prog, secondo anche tanti altri, ma secondo un'altra scuola invece non lo sono. Vince la scuola che dice che gli Scorpions non sono prog. E mentre ci sono anche i giorni nel primo periodo erano molto rock, blues, ma erano fondamentalmente hour prog, album-oriented rock prog, fino poi a diventare prettamente hour pop, quindi sempre godibili, ma non sono, diciamo, come nel loro primo periodo di Look into the Future, carichissimi, spaccano i giorni. Inoltre la contingenza prodotta dal prog related con tanta new wave, con la new wave di per sé, tanta new wave, a partire dai Roxy Music fino ad arrivare ai Talk Talk e i Japan, leggo perché davvero, e fino ai Talk Talk ovviamente fino a Spirit of Eden, non si possono non citare i Queen, e che non sono mai riusciti ad incastrarsi nel prog. Non è un gruppo che apprezzo tanto, ma è un De Gustibus non disputandum est. Insomma, oltre a Queen posso ricordare gli Iron Maiden fondamentalmente sono metal prog, lo sono, per me lo sono pienamente prog, non sono godibili come Tranquilli, che io, insomma, con tanto altro prog, sono molto più arrabbiati, più veloci, insomma, ma con tutte le metriche sono quasi math rock, un altro genere, un altro sottogenere prog che su cui andrebbe aperta una parentesi, quindi sono molto cadenze, tempi strani, molto veloci. E oltre agli Iron Maiden ci sono i Metallica, stesso discorso, sono un po' più lenti, ma sono comunque molto aggressivi, ma hanno un approccio comunque aperto. Tutta la discografia di David Bowie. Questa è una parentesi, quella di David Bowie, un'altra da approfondire. Lui fondamentalmente è art rock. Oltre questo, è difficile associarlo al prog se non nel proto prog nei suoi dischi degli anni 60. David Bowie rimane comunque un grande, diciamo che anche tutta l'immagine, appunto, art rock non per caso di Ziggy Stardust, e poi dopo tutti quanti gli altri periodi, e la vicinanza con persone che hanno fatto il prog lo rendono appunto prog related o addirittura quasi un crossover prog.
Poi un po' più velocemente, tra proto-prog ci sono i Led Zeppelin, il prog related dei Black Sabbath, quella canzone Black Sabbath, del disco Black Sabbath, spaccano i Black Sabbath un sacco, oppure quelli più veramente più vicini ai prog, come i Wishbone Ash, non posso non citare Argus, il loro capolavoro secondo me molto bello, e i Blue Oyster Cult, e i 10cc, 10cc per dirlo all'italiana. Gruppi molto interessanti, uno diverso dall'altro, ma tutti da ascoltare, da approfondire. E se ti piace il prog, ti piacciono anche questi gruppi che non sono prettamente prog, per quanto il prog sia aperto. Quindi pensate quanto questi gruppi insomma ci abbiano provato, ma non ci siano riusciti. Ad esempio, gli Archive, che ho citato prima tra i gruppi moderni di rock progressivo, gli Archive chiedono di essere chiamati e definiti come rock progressivo. Chiamateci prog, dicono gli Archive. E sono fondamentalmente trip pop e con questo ibrido con i prog e un po' di post rock. Ma in realtà negli ultimi dischi, cioè, a partire dalla seconda metà della loro discografia fino ad oggi, si possono definire tranquillamente prog. Ok, ho finito tutta l'introduzione, tutte quante le revisioni della vecchia e le precisazioni della scorsa puntata. Adesso tocca ai Pink Floyd, proprio quando Spotify li ha messi in muto, e parliamo dei Pink Floyd, abbiamo già occupato tanto tempo per tanto altro. Io non ho alcuna intenzione di tediare sui dati anagrafici o biografici del gruppo nello specifico, perché sono più che un gruppo di cui parlare, sono un gruppo da ascoltare, anche se ne parlerò molto, ma parlerò pochissimo rispetto a quanto vale l'ascolto dei Pink Floyd. Anzitutto, non sono una musica di sottofondo, a dispetto del fatto che sono qua di sottofondo, ma in generale la loro musica non è da mettere sottofondo a una cena, un incontro, in balotta, come si dice a Bologna, in compagnia. Distraggono, ti concentri sui Pink Floyd, non ti concentri più sulla situazione, perché sono molto imponenti e prepotenti in un certo senso, sono molto belli. Qualche piccolo dato lo do comunque. Diciamo, è un gruppo che nasce nel 65 e muore ufficialmente nel 1995. E nasce nel Politecnico, in una scuola, insomma, nel college, tra la conoscenza dei primi membri, che sono Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Rick Wright. Nel 67, già amico, si aggiungerà poi David Gilmour, che farà poi parte della formazione storica e prenderà il posto di Syd Barrett, che impazzirà e non sarà più in grado di partecipare a ogni azione del gruppo. Nasce a Londra, e come dicevo nel college, e il nome prende, l'ha deciso Syd Barrett, da un'unione dei nomi dei bluesman preferiti del gruppo, cioè Pink Anderson, quindi Pink, e Floyd Council, quindi Floyd, da qui Pink Floyd. All'inizio era The Pink Floyd e poi The Pink Floyd Sound. Ma in realtà poi dal primo disco l'hanno chiamato semplicemente The Pink Floyd. Dopo il primo disco del 67 hanno tolto anche l'articolo The, quindi semplicemente Pink Floyd. Anche loro abitué del famigerato UFO Club di Londra. Diciamo che le ere, parliamo delle ere dei Pink Floyd. Si dividono in tre periodi. Il primo è il periodo di Syd Barrett, che ha fatto soltanto un disco. Poi c'è il periodo della formazione classica,
che dura fino all'80, all'83, insomma, all'era in cui Waters prende il sopravvento e diventa leader. Prima diventa leader, diventa lo scrittore e basta, nel senso quasi unico membro dei Pink Floyd, fino ad uscire dal gruppo e a far iniziare l'era Gilmour trascurabile, come poi detto da Nick Mason. Sapevamo che non erano i Pink Floyd, non sarebbero stati gli stessi senza Roger Waters. L'era di Barrett parte dal 67-65 e finisce nel 68, 68, e nel 67 hanno pubblicato il loro primo disco, ovvero The Piper at the Gates of Dawn. È un disco fondamentalmente di musica sperimentale, rock psichedelico, ed è veramente rivoluzionario in tutti i sensi. Si sente il genio di tutti i membri, in particolare di Syd Barrett, unito a quello del primo Roger Waters. È rivoluzionario, sì, e soprattutto per la scena londinese, per la musica in generale, per le sperimentazioni, ma prettamente a livello sperimentale, se non per alcune tracce, escluse alcune come Bike, un po' più pop, e tra l'altro scritta da Roger Waters, già, e tracce da non dimenticare, appunto, sono Astronomy Domine e Interstellar Overdrive, detta all'italiana, senza la. E due canzoni che poi sono state rifatte al gruppo tantissime volte in tantissime interpretazioni, ma che già denotano una caratteristica, sono caratterizzate da un sound già più vicino al prog, quindi molto proto-prog e molto Pink Floydiane. Successivamente, Syd Barrett impazzì. E piano piano il suo posto viene preso da David Gilmour. E da qui comincia l'era classica per cui sono diventati famosi e hanno avuto successo a tutt'oggi e per cui sono quello che sono i Pink Floyd, insomma, una formazione classica con David Gilmour alla chitarra solista soprattutto. Abbiamo quindi un periodo nel 69 di post psichedelia e di ricerca che si avvicina sempre di più al rock progressivo e alla caratterizzazione dei Pink Floyd stessi. E in questo periodo non si può non citare il disco A South Full of Silicate, cioè che è il secondo disco dei Pink Floyd ed è il primo senza Syd Barrett se non per qualche collaborazione piccola. La colonna sonora del film More, qua dietro, o la colonna sonora del film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, che in realtà poi sono rivisitazioni di pezzi che avevano già fatto e rivisitati a favore del film, insomma. A Careful with the Taxi Eugene, capolavoro! Ah, e Amma Gamma, Umma Gumma in italiano, insomma. Un disco anche appunto di ricerca non trascurabile, ma neanche troppo importante per la storia del gruppo. Dal 1970 parte definitivamente la svolta progressive con il disco Atom Heart Mother, che approfondirò successivamente. Abbiamo poi nel 1971 l'album Meddle, inclusa la canzone, la suite Echoes, la famosissima suite Echoes, imprescindibile del gruppo, uno dei più grandi capolavori musicali della storia della musica di sempre. E nel 72 Obscured by Clouds, un disco con qualche traccia interessante, ma non la terrei in considerazione, questo nasce come un disco come original soundtrack, insomma. Degno di nota è però nel 72 il film live
e album Live at Pompeii, ovvero un live eseguito nell'anfiteatro deserto e diciamo ambientato soltanto dalla strumentazione della band, con alcune tracce del loro periodo fatte al film Live, e con interpretazioni fantastiche tipo House Full of Secret, le grida di David Gilmour sono qualcosa di indicibile, la chitarra e la batteria di Mason, insomma si fondono i Pink Floyd in quel live come secondo me non si sono fusi mai più, e anche se hanno fatto delle produzioni migliori, ma questo non significa che la coesione del gruppo in questo caso non fosse la più alta della loro storia, della loro carriera. Eagles, Careful with the Tax Eugene, da Sounds of Full Secret, Eagles era Meddol, parto con la parte 1, e a Sounds of Full Secret, title track, e One of These Days, da Meddol, in questo live di una potenza Pink Floydiana, dopo spiegherò perché, e da Meddol, e Set the Control of the Heart of the Sun, da Sars Full of Secret, appunto, e Mademoiselle Nobs con il cane di Roger Waters che ulula, un blues cantato e suonato da David Gilmour con l'armonica, fantastico, quindi il protagonista è il cane, e viene da Simus, che è un blues di Meddol, proveniente da Meddol, ed infine la seconda parte di Icos, così è stato suddiviso l'album. Davvero, Live at Pompeii, guardatevelo, assolutamente, guardalo perché è imprescindibile, devi farti questo regalo se non l'hai già fatto, e anzi, anche se l'hai già fatto, rifattelo questo regalo, perché è puro libido, i Pink Floyd sono puro libido, probabilmente lo ripeterò dopo. Poi c'è il periodo classico, il periodo definitivo, che va dal 73 al 77, e parte con un disco... con il disco The Dark Side of the Moon, 1973, dopo ne parlerò. The Dark Side of the Moon è susseguito da Wish Were Here, dedicato a Syd Barrett, di cui parlerò anche di esso successivamente, da Animals, che è personalmente il mio preferito, secondo me la vetta dei Pink Floyd, e da The Wall, in cui già Roger Waters aveva il predominio, ma non rappresentava ancora tutti i Pink Floyd come nel disco successivo. Cioè The Final Cut. The Final Cut dell'83, non ne parlerò dopo perché secondo me non è un disco trascurabile, ma per i Pink Floyd, se voglio parlare dei Pink Floyd, sia trascurabile. Quindi semplicemente è un disco di Roger Waters, interpretato dai Pink Floyd, tanto che sul retro della copertina leggo The Final Cut, A Requiem for the Post-War Dream by Roger Waters, performed by Pink Floyd, e appunto Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, e notano da poco come in The Wall non c'è Rick Wright, perché Roger Waters lo ha cacciato via per via della sua dipendenza dalla cocaina da parte del tastierista, ovviamente. L'era di Gilmour, sono tre album più uno del 2014, non si capisce perché l'abbiano fatto. E allora è un periodo interessante, e anche questo però è in realtà come se fossero dischi da solista molto simili ai dischi da solista di David Gilmour. Sono tre, e partono nell'87 con A Momentary Lapse of Reason, nel 94 con The Division Bell, e poi nel 2014 con The Endless River. Non ne parlerò. In tutto questo c'è anche una raccolta del 72, credo, che si chiama Relics,
in cui ci sono delle tracce inedite molto interessanti come Julia Dream. Prova ad ascoltare Julia Dream, è veramente una delle canzoni romantiche d'amore più belle che tu possa dedicare. Se si chiama Giulia, la tua ragazza, tanto meglio, ma comunque ad una ragazza, o se sei una ragazza, ad un ragazzo. Comunque è il sogno di Giulia. È molto una canzone onirica e romantica. Adesso parlerò un po' degli album, della produzione dei Pink Floyd. In alcuni mi dilungherò un po', ma per forza di cose. Partiamo da Wish You Were Here. Wish You Were Here, che è del 75, quindi viene dopo The Dark Side of the Moon, quindi ho deciso di parlarne sparsi, insomma, più o meno, perché in questo periodo classico dei Pink Floyd non c'è un vero ordine di bellezza, ogni disco supera l'altro. Wish You Were Here, vorrei che tu fossi qui, tradotto, prende nome dalla title track, che si chiama proprio così, dedicata a Syd Barrett. E l'intero disco è dedicato a Syd Barrett. A parte alcune tracce come Have a Cigar, o Have a Cigar, con il cantante Roy Harper in una delle tante collaborazioni con il gruppo, o la title track Wish You Were Here Folk, dedicata appunto al primo membro fondatore dei Pink Floyd, Syd Barrett. E c'è un'altra traccia assolutamente Pink Floydiana che tutti quanti noi Pink Floydiani riconosciamo, che è Shine On Your Crazy Diamond, una traccia suddivisa in 9 parti che introduce e chiude l'album. Suddivisa in 9 parti, 1-4 nell'edizione classica del vinile, parte dall'1 alla 4 nella prima traccia del disco da 13 minuti circa, e 5-9 nella parte che chiude il disco. Su Shine On Your Crazy Diamond ci sarebbe molto per cui soffermarsi, ma di nuovo ripeto, i Pink Floyd vanno ascoltati perché potrei parlare davvero dell'impronta fusion, blues, prog, è Pink Floydiano, l'utilizzo dei sintetizzatori, per esempio, gli assoli di Gilmour, è una traccia da 26 minuti, fondamentalmente, per cui perderei 26 ore a parlarne, e quindi l'unico invito è di ascoltarla. C'è un aneddoto rispetto a Shine On Your Crazy Diamond, Wish You Were Here in generale, nel senso che i Pink Floyd, mentre stavano registrando, si presenta all'improvviso questo uomo calvo, ciccione, obeso, insomma, irriconoscibile rispetto a quanto era prima, come era prima, e che si presenta negli studi di Abbey Road, commenta, dice come siete vecchi o qualcosa del genere, antiquati, e se ne va. Questo personaggio è Syd Barrett e i Pink Floyd rimasero ammutoliti quando questa. Non lo riconobbero all'inizio, non lo riconobbero, lo riconobbero quando se ne andò. Anche qui la copertina è assolutamente memorabile e lo stuntman è letteralmente andato a fuoco e ha riportato delle ustioni gravi perché la fotografia si compone. Della copertina si compone di una persona che stringe la mano a un altro uomo d'affari e questo uomo d'affari però va a fuoco. Questo l'hanno fatto in più tentativi e nel tentativo ben riuscito è proprio il tentativo in cui lo stuntman è andato a fuoco, ma non mi dilungo su questo. E concludo su Wish You Were Here dicendo che i Pink Floyd, cioè Gilmour in realtà è Rick Wright, hanno sempre detto che secondo loro è il loro album meglio riuscito
e il loro album preferito a livello musicale proprio. 1977, Animals. Come detto prima, Animals è personalmente il mio disco preferito, secondo me la vetta massima raggiunta dal gruppo. Sono particolarmente affezionato a questo album. La prima volta che lo ascoltai, avrò avuto 6 o 7 anni, lo mise mio padre su, sul disco. Io ero sulla poltrona e ascoltavo questi suoni, questi campionamenti di animali, questo viaggio, e rimasi letteralmente assorto per tutta la durata del disco. È stato un momento davvero piacevole e quindi sono molto legato al disco. E chiusa parentesi personale, appunto, ne parlerò perché lo ritengo davvero il capolavoro dei Pink Floyd, anche se, come dicevo, ogni disco supera l'altro, e quindi opinione personale. Anzitutto potete guardare qua, George Orwell, La fattoria degli animali, e il disco è liberamente ispirato alla fattoria degli animali, appunto, di George Orwell. E infatti ogni canzone porta il nome di un animale. Una nota curiosa è che questo capolavoro nasce dai brani scartati, da alcuni brani scartati di Wish You Were Here, ironia della sorte, questo disco è un capolavoro. Ma quale ironia della sorte poi? Vabbè, comunque. Ci tengo a sottolineare la collaborazione con il chitarrista Snowy White, perché così lo cito, perché ha avuto una carriera da solista molto interessante anche lui. E suona la chitarra in vari pezzi, insomma, insieme a David Gilmour. E Snowy White è un artista che potreste ascoltare, è una parentesi in generale sul prog. Dal punto di vista musicale, l'atmosfera è inquietante, cupa e claustrofobica. E cito Wikipedia perché mi interessava la frase e la trovo interessante. Dice Sarah Waters: la cappa elettronica e il clima benefico voluto da Waters gli hanno permesso di reggere bene all'usura del tempo, a causa anche di una paradossale vicinanza alla corrente New Wave. Questo è molto interessante anche perché è un disco che è riuscito ad avere il suo discreto successo nonostante la corrente punk. Dopo parlerò di questo rispetto a The Wall. Infatti, oltre alle sue tematiche, è anche il disco Animals è una critica rispetto al movimento punk, al movimento nichilista punk. Era infatti una dichiarazione nichilista il punk, si spacciava per anarchico, ma i Sex Pistols diciamo che erano un gruppo commerciale, ma creato diciamo a tavolino. E il leader dei Sex Pistols, Johnny Rotten, infatti aveva una maglietta, si presentava ai suoi concerti con una maglietta con scritto I hate Pink Floyd. Io odio i Pink Floyd. Come nel libro, i testi parlano satiricamente di ogni classe sociale e ciascuna corrisposta trasformata in un animale. Vengono infatti raffigurati i cani, che sono i rappresentanti della legge, i maiali, dispotici, sono spietati, rappresentano i politici, la borghesia, e insomma chi detiene il potere. Le pecore, la mandria insana e cieca, quello che oggi definiremmo in Italia il popolino, la massa, insomma. La differenza con il romanzo è che il romanzo si focalizza ed è una parodia dello stalinismo, mentre l'album, al contrario, del capitalismo, tutto l'opposto. E non voglio spoilerare il libro, ma in realtà è talmente un classico. Alla fine, in realtà, a dispetto del libro, nel disco, nella storia raccontata del disco, le pecore riescono a ribellarsi ai padroni e ai rappresentanti della legge, quindi ai maiali e ai cani.
Una frase che potrebbe sintetizzare tutto quanto il disco viene dall'opera De Umbris Idearum di Giordano Bruno e dice: c'è un motivo per cui i porci bramano volare. È qualcosa di sconveniente per natura. Puntino di sospensione. Frase assolutamente interpretabile, ma definisce tutto quanto ciò che avviene durante il percorso dell'album e del racconto. Però intendo approfondire traccia per traccia. L'album è composto fondamentalmente da 5 tracce, e 4 se vogliamo, perché una è divisa in due parti. E comincia con Pigs on the Wing, parte 1, una traccia molto breve che Roger Waters ha dedicato alla moglie, ed è una traccia fondamentalmente folk che lascia spazio a Dogs. Dogs, al contrario dell'introduzione, è un brano molto lungo, dura 17 minuti e posso tranquillamente chiamarla su. Musicalmente prevale la chitarra acustica. Prima che intervenga la voce di Gilmour e tutto il background elettronico e strumentale della band, imponente. In particolare la chitarra solista di David Gilmour. Anche qua non posso. In questa traccia è costante la presenza dell'assolo e degli assoli, dell'assolo di David Gilmour. Come dicevo prima, l'avrei ripetuto. È pura libido, è potenza pura. Non posso. Non dire che è puro piacere, godimento, libido, perché ti entra letteralmente nelle vene quella chitarra. Lo devi ascoltare per capire qualcosa di Pink Floyd, sono indicibili. Quella che sto facendo è una sfida. Sfido chiunque a parlare dei Pink Floyd, insomma, definendoli per quello che sono musicalmente. È impossibile, bisogna soltanto ascoltarli. E in ultimis su Dogs cito soltanto una frase che secondo me racchiude tutto il significato della canzone, ovvero "You gotta be crazy, gotta have a real need". Tradotto: devi essere pazzo, devi averne davvero bisogno. Pigs, un altro grande capolavoro, il più noto del disco. Three Different One, divisa in tre parti, 11 minuti e qualcosa, insomma 11 minuti e mezzo. E Pigs parla appunto dei maiali, dei potenti. La traccia richiama alcuni politici dell'epoca come Margaret Thatcher, ma mi soffermo qui perché appunto ho già detto tanto di quanto è la musica e proseguo parlando della canzone a livello prettamente musicale. X è la traccia a livello compositivo dei arrangiamenti più complessa del disco. Infatti possiamo trovare alcuni richiami nell'introduzione ad alcuni preludi di Bach fatti tramite il Rhodes, la tastiera di Wright. Questo già dice tanto, un richiamo alla musica classica, alla musica barocca, non tipica dei Pink Floyd, ma che qua si sente. E la cosa interessante è che è un richiamo a dei preludi classici in minore, ma che sembrano più che altro blues o appunto il Rhodes per via della sua sonorità più jazz. E prevale in tutta la canzone l'organo Hammond, sempre suonato da Rick Wright, ovviamente il tastierista. Il brano è un brano molto aggressivo, in cui prevale ogni strumento, prevale l'imponente chitarra e accordi di David Gilmour, e dalla forte cadenza della campana della batteria di Nick Mason. Mentre Roger Waters recita dei grugniti tramite uno strumento che non so, insomma, comunque ci sono i grugniti in tutto il percorso della canzone.
a parte quando canta, anche se c'è tutto uno spezzone, diciamo, tipicamente prog, quindi sperimentale, di variazione, in cui Waters improvvisa dei canti quasi come se fossero maialeschi. Come all'inizio, la campana, o ride, insomma, la batteria di in quarti di Nick Mason lascia spazio alla terza strofa cantata, che a sua volta lascia spazio al secondo assolo di David Gilmour. È un assolo fantastico, fatto da pochissime note, quelle pochissime note che riescono ad entrare nelle vene. E qui vorrei soffermarmi su una questione estetico, filosofico, estetico, musicale, che spiega anche un po' il perché parlo dei Pink Floyd e ne parlo e ho deciso di parlarne così, diciamo, semi-approfonditamente. Cos'è l'assolo nel rock? Ma nella musica in generale, ma in particolare nel rock, l'assolo finale di chitarra elettrica è liberazione, spesso in brani che appunto passano in maggiore, come può capitare in questa canzone o nella prossima Ship, o in tantissime canzoni, e tutta una canzone che può parlare di qualsiasi cosa negativa, qualsiasi critica, per poi esplodere in questo assolo che ne designa una liberazione da tutto questo. E questo è un canone filosofico, estetico, una regola della musica rock, una regola filosofica proprio estetica. E un invito per capire meglio: ascoltate Gli Angeli di Vasco Rossi, che forse è la sua unica traccia prog related, a parte qualche altra robetta. A me piace molto Vasco Rossi. Però Gli Angeli lo spiega tanto bene con l'assolo finale di Steph Burns, e una traccia che parla di un amico di Vasco Rossi scomparso, dedicata a lui, quindi triste, molto triste, tu fumi la chistera, eccetera, eccetera. Ma alla fine c'è la liberazione, gli angeli, l'assolo rappresenta gli angeli, il paradiso. Ascoltatevela, perché così capite cosa intendo con questa cosa. In ogni caso, il brano e l'assolo vanno a sfumare lentamente nel brano Ship. Ed ecco che dalla dissolvenza entra il brano Ship. Qua cito Waters. Waters diceva delle sheep, delle pecore: le pecore rappresentano le persone più deboli, servili e manipolabili, che hanno bisogno di seguire un leader per sentirsi al sicuro. Nelle prime strofe del brano, Waters parla di una ingenuità, non consapevolezza e critica anche le pecore per questo, la massa, per quanto siano non, quasi innocenti, quindi non innocenti, perché non hanno intenzione di ribellarsi ancora ai dogs, ai cani, ai pigs, ai maiali. A chi appunto abusa della loro debolezza. Come dicevo, il brano, l'introduzione del brano viene fatta con la dissolvenza della canzone precedente, Pigs, e ci sono campionamenti di uccellini e belati di pecore, come vuole che sia appunto la canzone. Allora, qua piano piano il brano è cadenzato nelle prime parti sempre dal Rhodes da tastiera di Rick Wright, e si introduce piano piano un sempre più arrogante basso cadenzato in terzine, probabilmente sì, in dodicesimi in realtà, comunque terzinato di Roger Waters. E da sottolineare come nella post-produzione siano stati usati gli effetti per complementare una qualità altissima, sia da un punto di vista sperimentale, ma comunque che rimane comunque di una certa potenza musicale
totalmente orecchiabile e non solo. E ripeto, non è musica da sottofondo, ma è musica da ascoltare, musica da vivere. Questo ritmo terzinato hanno poi dichiarato che sta a rappresentare, ma esteticamente si sente, la lotta di classe. E infatti, alla fine, dopo ne parlerò, della traccia sarà una marcetta. Poco dopo l'ingresso della batteria, anzi subito, parte la strofa urlata e imponente di Roger Waters. Qua, diciamo, chiamiamole schitarrate di David Gilmour, alcune perché ci sono tante tracce di chitarra all'interno di questo brano, e cercano di ricordare quelli che sono i belati e i versi delle pecore. Dopo due strofe, il cantato e tutto quanto il resto si arresta completamente per lasciare spazio anche qui a una lunga sperimentazione su cui si sviluppano assoli di sintetizzatori, di chitarra, di voce e inquietante tappeto di basso, insomma, una parte anche qui di nuovo tipica del prog, il tipico svarione del prog, concedetelo, in attesa della parte finale. Parte finale che viene preceduta però da altre due strofe di Roger Waters, dove a dispetto delle prime due strofe, le pecore quasi ribellano ai cani, riuscendo a sconfiggerli. Non appena il cantato si chiude, la tonalità del brano passa in maggiore. Si chiude tutto con un'energica progressione di accordi fatta da tutta la band. E cadenzando questa cosa in una marcetta che sta a rappresentare appunto la vittoriosità delle pecore sopra i loro dominatori. E il tutto alla fine però va poi a sfumare come esattamente nell'introduzione, cioè nel belare di pecore, nel cinguettio degli uccellini, e stante a rappresentare la natura di sottomissione delle pecore, che rimarranno sempre pecore, a prescindere da ogni ribellione o evento sociale. Questo è il pessimismo di Roger Waters. Ovviamente, in tutta questa parte finale non posso non sottolineare l'assolo di David Gilmour. Quante volte sottolineo l'assolo di David Gilmour? Beh, qua è da sottolineare il doppio. Riesce a stare dietro la marcetta e a sentirsi bene, perfetto, si amalgama l'armonia, la melodia della chitarra di Roger e di David Gilmour in una maniera. Ascoltalo perché non posso dire l'indicibile. Questa era la penultima traccia del disco. Poi c'è, diciamo, l'outro, la chiusura che è Pigs on the Wing parte 2, cioè la prima traccia. Questa volta un po' più lunga e cantata, sempre dedicata alla moglie di Roger Waters, ed è una sorta di scusa alla moglie di Roger Waters, in questo brano folk cantautoriale, songwriting, insomma, del Waters tradizionale puro, in cui dichiara la reciprocità dell'amore tra lui e sua moglie. Ed è inoltre una dichiarazione di Waters di aver trovato rifugio dalle meschinità e dalle insidie della società e del mondo, rappresentate appunto dai porci in volo. And pigs on the wing. E si conclude il disco. Nella prossima puntata parlerò dei rimanenti album di cui non ho parlato in questo episodio. Che sono Atom Earth Mother, The Wall e The Dark Side of the Moon. Sono dischi assolutamente da approfondire, per cui terrò una puntata dedicata, esattamente come ho fatto in questa per questi dischi di cui ho parlato, in particolare Animals. Avete visto come parlare dei Pink Floyd non sia facile, allora io ti invito ad ascoltarli, i Pink Floyd, in attesa del prossimo episodio,
e buon ascolto. Goditi il viaggio e tutto quanto il piacere intellettuale, fisico, anche sinestetico dei Pink Floyd. Goditi la bellezza. E così capisci perché sto parlando di Pink Floyd. I Pink Floyd non sono soltanto non sono soltanto Another Brick in the Wall, Wish You Were Here o Comfort Me Numb. Comfort Me Numb è una traccia. Beh, vorrei morire con Comfort Me Numb, talmente bella. Però sono tanto altro. I Pink Floyd vale la pena approfondirli più di tanti altri gruppi perché hanno raggiunto vette che forse soltanto Bach, Johann Sebastian Bach, ha raggiunto, insomma. Chiaramente parlo del periodo classico, del periodo diciamo dal 69 al 79, 80, quindi The Wall. Quindi da South of Full of Secret a The Wall, tutto il resto già cambia il discorso, però i Pink Floyd sono i Pink Floyd e mio è un invito ad ascoltarlo, quindi buon ascolto e grazie di avermi seguito, ci vediamo al prossimo episodio, ciao e viva il rock, viva i Pink Floyd, dai, ciao.